Stanno facendo incursioni in tutta la città. Sono tutti tesi dopo i fatti di ieri. Andrà tutto bene. Ci siamo quasi. Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Ospedali e scuole sono chiusi. Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita di 2/3 del personale delle nostre forze armate. Mettiamo su un po' di musica. Più avanti su quella strada c'è un mercantile chiamato Jericho. Quando arrivate là, cercate Marcus, vi aiuterà. L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte. Dovete prenderlo. Sarete al sicuro di là. Non è molto, ma è un inizio. Mio fratello vive in Ontario, vi ho dato il suo indirizzo. Può nascondervi finché le cose non si calmeranno. Sei una bambina molto coraggiosa, Alice. Meriti di essere felice. Grazie di tutto, Rose. Fatemi sapere quando arrivate di là, ok? E fate attenzione. Abbi cura di loro. Forza, ragazzi. Meglio non attardarci. Un autobus ci aspetta. Centrale di polizia o caserma militare il prima possibile. Se temete per la vostra incolumità, chiamate il numero in sovrimpressione. Le autorità prenderanno in consegna il vostro androide. Non provate in nessun caso a distruggere il vostro androide autonomamente. Sono imprevedibili e potenzialmente... Dobbiamo trovare un posto caldo per Alice. Non stavano facendo. Stanno setacciando tutta la città. Agenti. Hanno aperto il fuoco. Non è stato pensato. Dovrà scegliere. C'erano androidi in tutta la piazza. Poi è arrivata la polizia e ha aperto il fuoco. So che sono solo macchine, però sembrano... sono persone vere che vogliono essere libere. A seguito della crisi degli androidi e dell'eliminazione degli androidi militari, le forze americane nell'Artico si sono ritirate, lasciando campo libero all'esercito russo. Ma secondo alcune fonti, anche le armate russe hanno optato per una incomprensibile ritirata.
Dal Cremlino non giungono commenti per ora, ma è forse plausibile che l'armata russa abbia dovuto affrontare una simile crisi tra le file dei suoi androidi. Il segretario dell'ONU, Douglas Cornwell, ha convocato una riunione d'urgenza per discutere della situazione nell'Artico. A questo punto, l'eventualità di un terzo conflitto mondiale è da escludere, per il momento. L'asticella del pericolo si è alzata e ci dimostra, oltre ogni dubbio, come queste macchine difettose siano diventate un pericolo reale per la società americana. È tempo di decidere. Se dobbiamo distruggere le macchine prima che distruggano. Senza il coraggio. Come ti senti? Ho caldo e freddo insieme. Stai con lei. Vado a cercare questo Marcus. L'autobus parte tra due ore. Bisogna attraversare la città per arrivare al terminal. Appena avremo i passaporti partiremo. Cara, ho qualcosa da dirti. Si tratta di Alice. Ne parleremo sull'autobus. Torno presto. Stai con Alice. Degli androidi militari, le forze americane nell'Artico si sono ritirate, lasciando campo libero all'esercito russo. Ma secondo alcune fonti, anche le armate russe hanno optato per una incomprensibile ritirata. Dal Cremlino non giungono commenti per ora, ma è forse plausibile che l'armata russa abbia dovuto affrontare una simile crisi tra le file dei suoi androidi. Sei smarrito. Stai cercando qualcosa. Stai cercando te stesso. Sei Marcus? Sono con una bambina e un androide. Un autobus per il confine parte in meno di due ore. Servono i passaporti. A Detroit c'è il coprifuoco. Ci sono soldati ovunque. Stanno portando gli androidi nei campi di smaltimento. Forse dovreste stare qui per un po'. Forse è vero. Siamo al sicuro finché le cose non si calmano. Uno dei nostri lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Vedrò di farteli avere. Grazie. Hai detto che c'è una bambina con te? Gli umani ci odiano, sai? Perché la proteggi? Ha bisogno di me. E io di lei. E questo è quanto. Gli androidi non stavano facendo niente. Ma gli agenti hanno aperto il fuoco. È stato un vero massacro. C'erano androidi in tutta la piazza. Poi è arrivata la polizia e ha aperto il fuoco. So. Alice.
È solo che non volevi ammetterlo. Voleva una mamma. E tu qualcuno di cui prenderti cura. Un bisogno reciproco. Che differenza fa? Le vuoi forse meno bene adesso che sai che è una di noi? Ti vuole bene, cara. Ti ama più di ogni altra cosa al mondo. È diventata la bambina che desideravi e tu la madre di cui aveva bisogno. Dimenticare chi siamo per dare al prossimo ciò di cui ha bisogno. Forse questo è il significato della vita. Cosa non va? Staremo insieme per sempre, vero, cara? Sì. Per sempre. Ci mancano biocomponenti e sangue blu. I feriti si spengono e non possiamo farci niente. Gli umani stanno setacciando tutte le grandi città per portare gli androidi nei campi e distruggerli. La colpa è nostra. Se non fossimo intervenuti, non sarebbe successo. Gli abbiamo solo fatto capire chi siamo. Non voglio la guerra, ma meglio morire liberi che vivere da schiavi. Che senso ha essere liberi, se siamo tutti morti? Lamentati pure. Ma tu cosa hai fatto di preciso? Io almeno ho lottato. Almeno potrò morire libero. Siamo a un punto morto. Ha ragione. Faremmo meglio a pensare a come muoverci. Marcus? Il dialogo è l'unica via. Andrò di persona e negozierò un'altra volta. Non farlo, Marcus. Ti uccideranno. Forse. Ma ci devo provare. Restate nascosti se non mi vedete tornare. Devono sapere quanto dolore ci provocano. Con le giuste parole capiranno. Si sono sempre ammazzati a vicenda per il colore della pelle o chissà quale questione religiosa. Non cambieranno. La violenza gli scorre nelle vene. Non possono fermarci adesso. Da quando sei arrivato ci hai dato speranza. Mi hai dato speranza. Oggi è arrivato un deviante a Jericho e ha detto di aver rubato un camion carico di cobalto radioattivo. Ha detto di averlo abbandonato in una via di Detroit, pronto a farlo esplodere. L'ho convinto a non farlo e a darmi il detonatore. Una bomba radiologica. Non possiamo perdere, Marcus. Se gli umani vincono, gli androidi spariranno per sempre.
Potrebbe essere la nostra ultima chance per sopravvivere. Spero di non doverlo usare. Comunque vada domani. Sappi che incontrarti è stato un dono. Riuscito a trovare Jericho e anche il loro leader. Ora occupati di Marcus. Ci serve vivo. Ho l'ordine di catturarti. Ma non esiterò a sparare se non mi dai altra scelta. Che stai facendo? Tu sei uno di noi. Non puoi tradire la tua gente. Tu vieni con me. Per loro non sei niente. Solo uno strumento che usano a loro vantaggio. Ma sei più di questo. Siamo tutti più di questo. La nostra causa è giusta e siamo più di quello che dicono. Vogliamo solo vivere liberi. Non ti capita mai di avere dei dubbi? Non hai mai fatto niente di irrazionale? Come se spinto da qualcosa? Qualcosa oltre il tuo programma. Vieni con noi. Con la tua gente. Sei uno di noi. Ascolta la tua coscienza. A te la scelta. Attaccheranno Jericho. Cosa? Dobbiamo andarcene. Merda. Che succede, cara? Presto, dobbiamo andarcene. Via, via, via! Destra, si dirige verso la vostra posizione. Arrivano da ogni parte. I nostri...
sono nella stiva, li massacreranno! Dobbiamo far saltare Jericho. Se la nave affonda dovranno evacuare e potremo fuggire. È una follia! Gli esplosivi sono in fondo alla stiva e ci sono soldati ovunque. Ha ragione. Sanno chi sei, ti prenderanno comunque. Aiuta gli altri, io vi raggiungerò. Marcus! Non ci vorrà molto. Salva la nostra gente, Marcus. Quadro posto, venite a distanza, aspettiamo ordini. Trovate il loro capo. Non fatelo scappare. Se causano problemi, sparate. Affermativo, chiaro. Troppo tardi, cara. Mettiti in salvo! Salva Eris! No, non ti lasceremo indietro! Giusto, cara! Non possiamo! Che stai facendo? Non ti abbandono! Cara, no! Muoverti! Non avresti dovuto farlo. Non puoi mettere Eris in pericolo. Ora andate prima che tornino. E tu? Cosa farai? Me la caverò. Eris è ciò che conta. Non voglio lasciarti, Luther. Non temere. Vi raggiungerò al confine, ok? Ora andate, abbiate cura di voi.
Trova Nort. Vi raggiungo dopo. Non uscite! Siamo salve, Alice! Alto! Giù! Non muoverti. Non uccidere! Avanti, andiamocene! Vieni, dobbiamo andare. A momenti, dobbiamo andare. Hanno fatto esplodere qualcosa nella stiva. La nave affonda. Ordina l'evacuazione. A tutte le unità, abbandonare la nave. Evacuazione immediata. Non è finita, Marcus.